Silvio Buttiglione è un simbolo in questo momento. Ce ne sono tanti come lui. Noi avevamo promesso prima delle elezioni che saremmo stati con lui, siamo stati con lui, adesso anche dopo, e speriamo di continuare a poter essere presenti qui a vedere andare deserte queste aste. E poi adesso dobbiamo interrogarci su come salvare la casa a Silvio. Prima di tutto dobbiamo verificare l'impegno della banca, perché l'altra volta aveva detto che si sarebbe ritirata e non mi pare che l'abbia fatto. Quindi cerchiamo di capire un attimo l'impegno di, diciamo, persone che, a cui non attribuiamo grande credibilità in quello che dicono, però se presentano un documento, una lettera di impegno, noi gliela faremo rispettare. Miriamo prima di tutto a far ritirare in questo momento quelli che si definiscono creditori. Poi, se non sarà possibile, appunto, ho detto, stiamo cercando di studiare un metodo il migliore possibile per coinvolgere tutti quelli che vogliono dare una mano a Silvio Buttiglione con strumenti di fundraising. Anno 2014, giorno 6, mese di novembre, alle ore 15.30, presso l'aula 10 del Tribunale di Pescara, dinanzi al sottoscritto dottor Roberto Tangente, ha delegato il sottoscritto per le operazioni di vendita del compendio immobiliare pignorato, costituito da un unico lotto nell'ambito della procedura di ristrutturazione immobiliare 64-2010, 166-2010 e 209-2012, alle condizioni tutte riportate nell'ordinanza di delega. Che entro le ore 12 del giorno 5 novembre 2014 non vi sono state offerte di acquisto per il lotto unico in vendita, che pertanto non si procede alla vendita senza incanto, si dà atto della presenza del signor Buttiglione. Grazie, buon lavoro, grazie, ci vediamo giovedì. Questo è un giorno meraviglioso, vedere tante persone vicino a una persona che fino a ieri era sola, abbandonata dallo Stato. Voglio sottolineare che questa è l'Italia che ci vorrebbe, questa sono gli italiani che ci vorrebbero per un cambiamento, stare vicino alle persone isolate, perché lo Stato non fa altro che emarginare queste persone, e emarginando queste persone si isolano e poi nella disperazione trovano l'idea del suicidio. Perché non dobbiamo dedicare una giornata di prevenzione come la prevenzione del cancro? Perché non bisogna farlo per i suicidi, mentre stiamo vivendo il dramma peggiore del dopoguerra e non ce ne accorgiamo? E ognuno di voi, prima o poi, diventerà Silvio Buttiglione. Questo non lo capite. Oggi avete il vostro lavoro, avete i vostri quattrini da parte che vi fanno andare avanti, ma domani vi troverete anche voi in questo sistema, perché questo sistema è un sistema già premeditato. Noi stiamo provando ad abolire Equitalia in tutti i modi, l'abbiamo portata in aula 2 mesi fa, adesso la stiamo cercando di prendere ai fianchi con dei piccoli emendamenti come quello che dice che d'ora in poi chi ha la casa pignorata ci deve restare dentro, è legge da oggi, però... Oltre a questo c'è bisogno di un cordone di sicurezza e di solidarietà, e questo lo possono dare a una persona come Silvio, come a tanti suoi ex colleghi o colleghi, loro stessi. Abbiamo bisogno di punti di ascolto e di autoascolto, dove ci sono imprenditori che ne sono usciti o non ci sono mai entrati, che possono dare una mano a chi in questo momento ha difficoltà. E quando parlo di imprenditori, io non parlo dei magnati di questo paese, di quelli che si sono mangiati tutto in questo paese, io parlo dei commercianti, dei piccoli e medi imprenditori, di quelli a cui si rivolgerà anche il nostro fondo per il microcredito, 10 milioni di euro di nostri stipendi, i moduli escono tra 2 settimane, il MISE sta facendo l'ultimo regolamento attuativo, dopodiché disabili, disoccupati, imprenditori, ragazzi che vogliono aprire un'azienda potranno accedere ad un fondo creato grazie agli scontrini.